Ragazzi, e bentornati in questo nuovo video. Lotta tra business subito. Allora, ho provato a fare dei video con la telecamera, però non ci sono riuscito. Infatti, questo video che state vedendo adesso doveva uscire mercoledì, dato che non è uscito, come cacchio sto parlando? Non è uscito questo video mercoledì perché aveva un problema nell'editing. Ho provato a riaggiustarlo, però dato che io non ho un computer da 8 milioni di dollari, allora con quel computer non si poteva fare una cosa non si poteva fare. Sto guidando pure male. E allora adesso andiamo nel nostro ufficio per fare soldi, ragazzi. Perché, ragazzi, noi siamo degli imprenditori, però se siamo degli imprenditori che ragazzi, dobbiamo essere ricchi sfondati. E per adesso abbiamo soltanto 122.000 euro. Siamo poveri. Per essere degli imprenditori. Poi non so come si fanno a mutare delle persone. Perché così costa, mi sembra a parlare. Oh, state zitto. Allora, poi ho scoperto, raga, che secondo me sto gioco da... Già è bello, però deve ancora dare il suo massimo. Che tra poco mettono le... Come si chiama? Vabbè, mettono qualcosa tipo il nightclub. Una cosa del genere. E là ho scoperto che là puoi scommettere soldi. Che tipo, tu scommetti 1 milione e l'altro pure, e vinci tu, vinci 2 milioni, non è poco. Allora, perché prima ho trovato una sessione, non stavo registrando, però ho trovato una sessione dove stavano parlando di continuo. Ma scusa, la privacy dov'è? Parlo io di privacy dopo. Attenzione, è proprio lui. Ok. Entriamo. Allora, ciao Cinzia. Ok, muoviti. Allora, poi guarda, ho visto, guarda, è pieno di guarda, sono ricco sfondato sul mio ufficio. Sono pieno un zeppo di soldi. Sono talmente ricco che stanno pure sotto la mia scrivania, per farvi capire. E poi mi sono apparsi dei lingotti qua, là. Aspetta, ne cacchio. I lingotti là, questi qua, raga. Questi lingotti. Ma che cosa sono? Secondo me è titanio. Lingotti di titanio. Vabbè, dai. Andiamo sul nostro computer. Accedi. Comunque nello scorso video mi avete scritto che ne volete altri. E a me questo mi fa un gran piacere. Così mi supportate. Bene. Perché la mia freccia è diventata verde all'improvviso, o blu, come lo volete chiamare. Va bene, andiamo.
Allora, devo dire che prima di registrare questo episodio avevo fatto una missione da tre casse di 18.000 euro e dollari. Ma ne avevo portate due a casa e una l'avevo lasciata. Perché la polizia mi si è messa a rincorrere, non ci avevo capito niente. Però. Oh, ma che cazzo? Raga, il GPS non me lo mette. Mettimi il GPS, stupido bimbi. Guarda questo, non mi tengo il GPS. Va bene. Allora, vi taglio sta parte. E ci vediamo una volta arrivati lì. Ragazzi, questo qua mi ha ammazzato. Lo state vedendo pure voi? Ma ragazzi, è buggato il gioco. Perché a me non mi ha detto manco i chilometri. Quando ho impostato la meta, se andate indietro, non mi ha detto manco i chilometri. Secondo me sta crashando. O sono io che sono crashato. Però no, perché guarda, ho tutte le funzionalità. Vabbè, adesso registro. No, ho taglio. Che devo fare? Vabbè, taglio finché non ci vediamo là. Raga, di nuovo, mi ha ammazzato. Sempre lui, eh. Allora, raga. Aspetta, mi si è spostata un po' la telecamera. Allora, raga, è sempre lui, quello stupido scemo. No, scusa, scusa. Non si insultano i giocatori. Uno stupido bravo. Stupido bravo. Ma perché poi, raga? Io non registro, non taglio più. Guarda, non mi fa vedere i chilometri. Ma voi, sotto nei commenti, cercatemi di spiegare sta cosa. Perché non credo che sia normale. Forse lo sono cresciato io da un bel po' e non lo so. Ma io dove devo andare esattamente? Qua? Tagliamo. Raga, mi sono perso. L'aeroporto è grande, raga, mi sono perso. Aspetta, raga, sto andando un po' in contromano, ma sai, siamo degli imprenditori. Che ce ne può fregare? In realtà ce ne frega tutto. Dai, andiamo. Comunque, in questo episodio, se riesco a fare in tempo, dato che noi siamo ancora degli imprenditori, un imprenditore non può essere. Non può essere vestito così, un imprenditore si deve vestire bene, ragazzi. State scherzando? Perché se non sei vestito bene, l'imprenditore. Allora, dove sono finito? Aiutatemi che. Oh my God! Addio macchina, vai esci, esci. Chi cacchio te ne fotte della macchina? No, raga, raga. Aiutatemi, please. Ok, please and work. Vai, corri, stupido bimbi. Oh, il mio mino non corre. Oh, non sei grasso, devi correre. Ok. Allora, vabbè. Tocchio l'acenario. Per farvi capire, il mio amico non ce la fa più. Mi sto spaccando il dito per farlo correre. Poi registrazione là, però. Che me ne fotte, dai, a nulla. Tanto registro col telefono. Stupido Mino,
Non devi stancarti, corri! Beh, vabbè, il mio omino non corre, raga. Devo dire. Lo faccio un po' camminare, sennò questo si muore. Io ve lo dico. Ok, lo vedo, corri! Corri! Gazzi, per la libertà! Sembrava in giro. C'è Hitler dietro di noi, scappiamo! Raga, è iniziato il countdown. Raga, è iniziato il countdown. Raga, è iniziato il countdown e mi sto morendo. Mi sto morendo. Ok, vai, è iniziato il countdown e noi. No! Ma come si esce da qua? Ragazzi! Ho capito che non sono la persona più intelligente del pianeta. Ma tu sei uno stupido bimbi. Come si esce da qua? Raga, ho 4 minuti, è iniziato il countdown, avevo perso. No, allora, vedo la porta, speriamo che quella è la porta. Però il mio amico non corre. Ma puoi correre più veloce. No, no, non è una porta, non è una porta. Oh, sì. Sì, è la porta. Vai, devi sprintare come non hai mai fatto in tutta la tua vita. Devi morire, devi morire. Buttati, stupido Bibi, perché tu non. Hai 3 minuti, hai 3 minuti. Raga, io poi non so se io prendo il carico e si resetta il countdown. Perché se non si resetta il countdown e continua. Raga, che è successo? Oh, l'omino perché non corre? Perché non corre l'omino? Oh, ma questo fa fatica per tutto. Ho capito che non puoi fare una. Ho capito che non puoi fare. Non puoi correre. Però, amico. Un po' più veloce! Adò, sembra che hai fatto 150 km, infatti l'hai fatto, però. Ok, sono morto, raga. Non ce la farò mai in tempo. Non mi corre. Corri. Allora, forse a nuotare vado più veloce. E infatti andavo più veloce, perché non l'ho fatto? Però è stanco lo stesso. Ok, chi se ne fotte? Vai, ci sei. Ci sei, ci sei. Resetto? No, raga, non me l'ha resettato. Non me l'ha resettato. Raga, non potete capire il mio sconforto. Distruggi il Marquis. Oh. No, siete deficienti voi. Ho una pistola e non ho paura di farlo. Ho una mira di merda, però. Raga, la missione è finita qua. Oh, attenzione, no, sono ancora vivo, sono ancora vivo. Sono ancora vivo, dai, 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 dai. Ho 1 minuto e 20 per portare la merce a casa. Però. No! Come mi fai a sparare? Oh, gli NPC sono potentissimi. Madonna, santa, mi butto! Sono troppo forte! Oh no! Mi hanno ammazzato! Perché? Ragazzi, mi dispiace, ho fallito la missione. Però ogni imprenditore ha i suoi alti e bassi. Per questo sono un imprenditore di cacca. Va bene, a parte gli scherzi. Adesso andiamo a comprarci un po' di maglie perché siamo vestiti da straccioni. Mettiamo sti soldi in banca. Io raga, deposito tutti i soldi in banca perché così almeno se muoio non mi ammazzano, capito? Così poi quando devo pagare la multa, insomma, avete capito?
Allora. Frena, 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 dai. Siamo già a un quarto d'ora di registrazione, bello. Ok, ragazzi, siamo arrivati. Scusate per la macchina rotta, ma noi siamo degli imprenditori. D'altronde, per ogni cosa abbiamo la scusa ideale. Siamo degli imprenditori. È così. Ciao! È sempre un maschio, lo sai. Ok. Allora, vediamo qua. Sono andato nel negozio di lusso, perché naturalmente gli imprenditori hanno i negozi di lusso. Allora, basta! Voglio comprare. Ok. Allora. No, qua ci stanno solo pantaloni, amico. Io sono ricco sfornato, non mi puoi vendere solo i pantaloni. Ma solo pantaloni vendono. Io. Questi qua solo pantaloni vendono. Andate in fallimento. Ah, finalmente, raga. Eleganza mia. Oh, fa tutto. No, va bene, non mi piace. Perché non posso? Perché? Boh, che ne so. Giacche di pelle. Quanto? Ma siete ricchi. Oh no, è il blaccato. Ma quanto costa? Ho qualche maglia di lusso, non ci sta, dai. Da lavoro. Ma da lavoro intendo giochi tattici. Ebbene, raga, questo negozio fa un po' schifo, devo dire, ed è mette i prezzi pure un po' troppo alti. Allora, ritorniamo in macchina e andiamo in un negozio che non è costoso, raga. Oh. Si chiama no, raga. Si chiama Suburban, però non so dove si trova. Ecco, Suburban, vai, andiamo qua. Andiamo a... Raga, sto video dura 20 minuti. Adesso. Ragazzi, poi io porto i giochi in base a quanto mi piace a me, capito? Poi, naturalmente, se voi volete un gioco e me lo scrivete in tanti, e a me... No, raga, no! No! Mi è passato davanti quel pedone! Non c'erano le strisce pedonali! No, raga, dai! Aspetta, faccio una cosa, vai! Ammazzatemi! Ammazzatemi! Ammazzatemi se avete il coraggio, eh! Ammazzatemi, eh! Vai, ammazzami! Ok! Va! Allora... Andiamo. Raga, il negozio. Ah, ok, qua. Dov'è? No, basta, non rompere.
Ragazzi, poi dobbiamo fare un allenamento per il mio Nino, che lui non corre. Ragazzi, che gli devo fare? Se non corre, si devo ammazzare. Poi c'è una bella macchina. Allora, ciao ragazzi. Com'è chiuso? Che di notte è chiuso? Bene, ragazzi. Allora, vi posso dire una cosa. Ragazzi, siamo in un nuovo negozio Suburban. Perché quello là era chiuso. Speriamo che questo sia aperto. Ok, vediamo. Gioco del completo. Allora, le stesse cose di prima. Ma non posso accattare niente? Paradise. Che cos'è questa maglia? Fa schifo. Perché Paradise? Allora, non c'è niente. Scherzando, ma siccome queste giacche sono lussuose, fate finta che sono lussuose, ci compreremo fanno proprio schifo ste ma noi siamo dei veri imprenditori e infatti usciamo in camicia. Guarda quando siamo ricchi, se! Allora, per questo episodio è tutto. Il mio video sta un po' male. Per questo episodio è tutto. Spero che il video vi sia piaciuto. Condividete e iscrivetevi al canale. Commentate e ciao!